Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io inizio la giornata in maniera perfetta, se vogliamo dire, con questa ciotola di porridge, proteine al cioccolato. Ho aggiunto questa volta un po' di cioccolato, di cacao amaro, così è decisamente più buona. Come vi ho già detto, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, sarà un full day of eating, quindi un cosa mangio in un giorno, un what eat in a day. In poche parole vi farò vedere che cosa mangio oggi. Io ora mangio la mia colazione, vi saluto e noi ci vediamo per il prossimo pasto. Allora, io mi sono appena fatta la doccia perché ho notato che quando mi faccio la doccia un po' più spesso, tipo una volta ogni 2 giorni, il problema qua alla testa mi sta leggermente meglio, non tanto, però un pochino di sollievo ce l'ho. Sono le 11 e mezza probabilmente all'incirca, quindi ora io mi do una truccata e dopodiché preparerò il pranzo. Ho un problema. Il problema è che all'Esselunga ho trovato 4 zucche d'elica fantastiche e ve ne ho parlato tantissimo su Instagram. Lo so, vi faccio una testa così per le zucche d'elica. Ne ho già mangiate 3, cioè ne ho mangiate una 3 giorni di fila e io oggi vorrei mangiare anche la quarta. Primo, mi sta gonfiando tantissimo, sono gonfia per tutta la zucca che ho mangiato. E due, mi garberebbe che mi durasse un po' di più, mentre se la mangio oggi, domani non ne ho già più e quindi sono finite. Però allo stesso tempo la voglio anche mangiare, quindi ora vedremo di trovare un compromesso. Forse ne mangerò solo metà, non lo so. Ora mi vado a truccare e noi ci vediamo per pranzo. Prima di andare a prepararmi il pranzo, volevo parlarvi un attimo del coaching online e della questione personal trainer. Avevo pensato di organizzare una cosa. Siccome non ho punta esperienza comunque perché ho preso la certificazione ora, una settimana fa, avevo pensato di prendere gratis 5 clienti, 5 persone da seguire in modo da poter comunque appunto fare esperienza e prima di far spendere soldi alle persone comunque voglio dimostrare sia a loro che soprattutto a me stessa che sono capace di creare programmi personalizzati. Come vi ho detto, ho intenzione di seguire 5 persone e di fornirgli programmi personalizzati per quanto riguarda l'allenamento e di dargli anche consigli alimentari perché da personal trainer io non posso prescrivere diete. Quindi chiunque di voi è interessato mi contatti alle mail silvialombardi1998.sl@gmail.com. Tranquilli, ve la lascio giù in descrizione perché è un po' lunga, detta così non si ricorda bene. Vi volevo anche dire che il periodo di prova, che è più prova per me che per voi, durerà un mese, quindi 5 persone che seguirò gratis per la durata di un mese. Se poi i risultati vi hanno soddisfatto, sarò contenta di avervi al mio fianco ancora. Se avete domande a riguardo, lasciatemele giù nei commenti o scrivetemi direttamente un'email per ricevere più informazioni, per avere più informazioni. E niente, quindi vi aspetto. Contattatemi, trovate tutto giù in descrizione, nell'info box. Allora, pranzo pronto e abbiamo, come avete visto dal video, aglio con funghi, zucchine, ceci, pomodoro, prezzemolo, peperoncino e avocado, che ci sta benissimo con qualsiasi cosa insieme al pomodoro. Questo è il pranzo di oggi.
Allora, io mi sono fatta un frullato proteico, tipo uno smoothie, diciamo, e ci ho messo una porzione di proteine alla cioccolata della Food Spring, proteine vegane, mezza banana e un tablespoon di semi di chia, che penso siano all'incirca 10 grammi. Approfitto di questo spuntino, di questo snack, per condividere con voi una difficoltà che ho incontrato oggi riguardo al permettermi, diciamo, questo spuntino qua. Questa cosa si ricollega all'ultimo video che è uscito sul mio canale, ovvero il nuovo approccio che sto cercando di avere con l'alimentazione. Io normalmente, siccome sono soltanto le 3 e un quarto e io ho finito di pranzare da tipo un'ora e mezzo, 2 ore, io normalmente non mi sarei permessa uno spuntino perché avevo da poco pranzato e per me non andava bene il fatto di sentire già voglia o fame di altro, ecco. E quindi mi sarei trattenuta, sforzata a non mangiare, mi sarei distratta con altro. Questo ovviamente non va bene. Quindi mi sono rilassata, ho respirato, mi sono ascoltata e ho fatto questo ragionamento. Ok, hai pranzato da poco, però probabilmente il pranzo che hai fatto non era abbastanza per sostenere il tuo corpo, il tuo fisico e le attività che il tuo corpo fa. E quindi mi sono detta che nonostante avessi mangiato da poco, probabilmente quello che ho mangiato in tutta la giornata non era abbastanza e ho ancora fame. E è ok, va benissimo. Non devo farmi prendere dai pensieri e dire che non posso permettermelo. Quindi ho optato per uno spuntino comunque sano, equilibrato perché ha sia proteine che carboidrati che grassi. Quindi, da una parte sto combattendo il pensiero malato del non puoi mangiare a una certa ora o dopo pranzo o non puoi mangiare certe cose, e dall'altra non sto andando dalla parte opposta dicendo ok, prendo un pacchetto di mandorle e lo finisco tutto. Per me questa è una vittoria, sono piccoli passi che mi porteranno lontano e che mi daranno serenità mentale. Spero di esservi d'aiuto anche a voi. Allora, sono appena tornata a casa ed è ora di cena. Io volevo fare la ragazza forte, decisa e tutto il resto, ma un altro giorno. Oggi mangerò la zucca per cena perché è vitale per me in questo momento. Però diciamo che opterò per una via di mezzo, quindi ne mangerò soltanto metà e non un'intera. E siccome ne mangio mezza, mangerò altre verdure per ricoprire la mezza parte di zucca mancante. Volevo i broccoli, ma non ce li ho. E ho visto oggi che ho della verza in frigo. Probabilmente è dell'orto del mio zio, non lo so. Quindi mangerò la verza e la cucinerò con cipolla e pepe, mezza zucca. Mangerò insieme anche un burger di soia classico che ho trovato alla Conad. Se mi seguite su Instagram avete sicuramente visto le stories che ho fatto riguardo a questo burger di soia e alle crocchette fatte con il tofu e spinaci, mi sembra. Ragazzi, gli ingredienti, siccome sono prodotti comunque confezionati, gli ingredienti non sono proprio il massimo. Non ci sono zuccheri aggiunti o cose strane, però sono più ingredienti lavorati insieme e uniti. E non sono una fan particolare di queste cose, però li ho comprati, mi vanno, sono buoni e li mangerò senza problemi. Non sto dicendo che fanno male, però non sono neanche frutta e verdura della serie Whole Foods. Cerco di basare la mia dieta su alimenti il più naturali possibili. Però cerco anche di seguire il gusto e ciò che mi va, senza sentirmi privata di certe cose. Dire che ho appena trovato questa Marmite che io ancora non ho ben capito che cos'è. Qui c'è scritto yeast extract, ovvero estratto di lievito, e la comprai a Panorama un po' di mesi fa
e voglio provare a metterla con la verza per farla cucinare. La sto già tipo su delle gallette e devo dire che forse ne avevo messa troppa, però il sapore è veramente veramente forte. Infatti ne va messa pochissima, vedete il barattolo è praticamente intero perché l'ho usata una o due volte, e dovrebbe insaporire. Penso che serva anche per insaporire quando uno vuole fare il brodo, però non vi so dire bene l'uso che ha. Qua c'è scritto che è ricco in vitamina B. Allora io provo a metterne un pochino, proprio una puntina. Provo a metterne all'incirca così. Li ho incastrati più o meno da qualche parte nella mia scrivania. Volevo farvi il taste test di tutto in diretta. Allora, verza, pepe, cipolla e estratto di lievito. Sentiamo com'è. È buona, perché a me piace la verza, però se devo essere sincera, l'estratto di lievito non si sente. Sembra molto più forte quando leccate magari il cucchiaino, però sciolto così per cucinare non si sente molto. Probabilmente ne ho messo troppo poco, però ecco, non si sente. Comunque il tutto è molto buono. Passiamo al burger di soia. L'ho mangiato soltanto una volta in un panino, fatto a panino, così senza nulla, non l'ho mai mangiato, ma immagino sia buono comunque. Molto molto buono. Sembra tipo fatto in casa. Mi sembra che una volta feci dei patties che avevano più o meno questo sapore. Quindi ho provato anche questo. E ora vediamo se questa zucca è castagnosa come si deve. Ma lo vedo di già che lo è. Sì, io ora cenerò guardando Revenge e noi ci sentiamo più tardi. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ringrazio per la visione. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, ricordate di lasciare un commento e fatemi sapere qual è il pasto che avete preferito. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che posterò qualche video. Noi ci vediamo nel prossimo. Vi saluto, buonanotte, al prossimo video. Ciao ciao.